Michael Bosch Jacobsen e Sonu Shamadasani, Dossier Freud, l'invenzione della leggenda psicanalitica. Per Michael Bosch Jacobsen e Sonu Shamadasani, la psicanalisi, per oltre un secolo, ha intessuto la grandiosa leggenda di se stessa e in un documentatissimo saggio inchiesta ne forniscono le prove, al punto che, dissolta la leggenda con la ricostruzione storica, sempre parziale per via dell'accesso limitato agli archivi di Freud, non resta niente. Nessun testo, nessuna istanza intellettuale, nessuna invenzione. Per questi nullisti della psicanalisi, più che negazionisti, ci sarebbero solo delle leggende differenti nel supermarket mondiale delle psicoterapie. Questa teoria ingenua, relativissima, non è esplorata, anche perché suppone che l'approccio storico e in effetti storicistico degli autori sia esso stesso un pseudo canovaccio culturale in concorrenza alla fiera teologico-politica per i vantaggi secondari del posto gerarchico, in particolare universitario e poi mediatico. Leggiamo da quasi 20 anni i testi di Michael Bosch Jacobsen, disperatamente rivali di Freud, quasi che da bambino, in un mondo parallelo dal tempo sincretico, si fosse bisticciato con lui e ne avesse prese così tante da essere oggi uno dei suoi maggiori detrattori. È ovvio, tra l'altro, che i detrattori di Freud sopravvivono solo in quanto detrattori, ossia devono la loro carriera a Freud, che in questo caso sarebbe un autore teoricamente vuoto, che non avrebbe lasciato se non una traccia falsa, leggendaria, costruita sulla menzogna e sulla chiusura degli archivi ai ricercatori. Leggiamo dalla coda e dal codex del dossier Freud. Scrivono: si potrebbe dire che questa, la psicanalisi, in un certo senso non esiste più, o piuttosto non è mai esistita. Proseguiamo nella lettura della conclusione e della profezia negativa che in effetti è in atto. Stiamo per assistere con i nostri occhi all'eliminazione della leggenda freudiana e con essa della psicanalisi, per fare spazio ad altre mode culturali, altre modalità di interazione terapeutica. La psicanalisi ridotta, anzi eliminata come moda culturale, è il modo in cui la psicanalisi, non ancora eliminata, si suicida e si autoelimina quando è ridotta a terapeutica, ossia a psicoterapia. Impossibile la distinzione tra psicanalisi e psicoterapia per Bosch Jacobsen e per Shamadasani e per la società dello spettacolo. Società dello spettacolo che possiede i suoi migliori schiavi
tra l'intelligenza, in particolare quella universitaria. Michel Bosch Jacobsen, storico che insegna francese e letteratura comparata all'University of Washington di Seattle, per la sua battaglia contro la leggenda freudiana ha trovato sinora molti compagni di strada, dalle edizioni Sintelabo, ovvero un laboratorio farmaceutico, anche se non soprattutto di psicofarmaci, ovviamente schierato contro Freud, ai cognitivisti e ai comportamentisti, che sono oggi la leggenda che ha sostituito quella freudiana, almeno a livello di leggenda. A quelli del libro nero della psicanalisi, di cui lui è un redattore. E colpo gobbo in Italia approda con Dossier Freud alle edizioni Bollati Boringhieri, apparentemente il tempio editoriale di Freud, perché a tutt'oggi pubblicano l'edizione italiana delle opere di Sigmund Freud. Ma per l'appunto il marketing del Dossier Freud poggia sul marchio Freud e non sul marchio Bosch Jacobsen e Shamadasani. Il coautore è storico e insegna al Center for the History of Psychological Disciplines dello University College di Londra. Shamadasani promuove la nuova edizione storico-critica delle opere di Jung. Questo è il suo interesse. Pare che il marketing di Sonu Shamadasani poggi quindi in particolare su Jung. Sin dal suo debutto con Hypnose nel 1994, scritto in collaborazione con Éric Michaud e il filosofo Jean-Luc Nancy, Michel Bosch Jacobsen ricerca nei documenti storici gli elementi di convalida della sua non lettura freudiana e per questa ragione ha ricercato e ricerca sui testi editi e inediti degli archivi freudiani. L'altro archivio che sta costituendo della leggenda freudiana è conteso al modo di costituzione degli archivi freudiani depositati al Library of Congress di Washington, che Anna Freud ha praticamente secretato per molto tempo. In questo gli autori del Dossier Freud sono precisi e affermano, documenti alla mano, che gli archivi di Freud sono stati fatti in modo da non essere accessibili. Il mal d'archivio riguarda anche quelli dell'ex KGB, quelli di Vichy, quelli del Vaticano e tanti altri. In particolare il veto è posto dalla famiglia, come nel caso della prima autobiografia di Darwin o come nel caso del terzo capitolo soppresso dell'autobiografia di Daniel Paul Schreber, presidente della Corte d'Appello di Dresda, che costituisce uno dei 5 casi di pura lettura, perché non fu in analisi, con Freud e quindi un caso di Freud. La precisione degli autori è una costante del libro e della loro ricerca storica. Oggi il Dossier Freud è un eccellente archivio della psicanalisi e della sua storia, in mancanza dell'apertura
degli archivi freudiani, che sono parzialmente aperti solo a rari, se non rarissimi, ricercatori psicanaliticamente e freudianamente corretti. Che poi noi non condividiamo la lettura che gli autori fanno dei materiali d'archivio non toglie che siano proprio Mikkel Bosch-Jacobsen e Sono Shamadasani, ai quali dobbiamo un'estensione del controllatissimo archivio freudiano. Resta che leggere Sigmund Freud e anche Anna Freud sia un'altra cosa, in cui la leggenda freudiana sia il pregiudizio a disposizione per cominciare la nostra lettura, come insegna Peirce, che non ha ancora avuto la sua leggenda ed è meglio che non l'abbia. La cosa si ripete anche in altri ambiti storici. La psicanalista e matematica Nathalie Sherwood ha avuto accesso agli archivi del matematico Georg Cantor e il suo libro costituisce oggi l'archivio cantoriano a disposizione dei lettori che non possono accedere al suo baule. Quanto alla sua lettura lacano-milleriana del caso Cantor e del suo archivio, ha un interesse non rispetto a Cantor, ma semmai rispetto al caso intellettuale di Nathalie Sherwood. Il suo Cantor è fatto a immagine e somiglianza della creatura fantastica che serve ai suoi scopi lacaniani e milleriani. Leggere Cantor come leggere Freud è infinitamente più difficile e anche per un altro aspetto più semplice che presumere di leggere un personaggio che non è creato dalla leggenda popolare messa in circolazione dalle élite, ma è il delegato superiore creato di sana o mala pianta dal delegante, ovvero in Freud di Bosch, Jacobsen e Shamadasani non esiste come non esiste quello della leggenda. Il testo, la lezione e l'istanza intellettuale di Freud esistono e sono ciò contro cui i detrattori si esercitano e oggi sono legione. Appena un accenno di un'altra lettura del caso e dell'archivio Freud. I materiali d'archivio accumulati dagli autori permettono di leggere un aspetto importante del come Ernest Jones ha scritto la biografia di Freud, unanimemente ha scritto la sua agiografia, un'immagine di Epinal della psicanalisi e del suo fondatore, un santino. L'epoca dell'uscita della biografia di Freud, scritta da Jones, è quella del massimo successo della psicanalisi, tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso, gli anni messi in discussione da Jacques Lacan, che trovava come Freud fosse ridotto, non ancora eliminato, dal freudismo e in particolare dall'anafreudismo, dal freudismo alla Anna Freud. Il successo di Freud è dovuto alla sua eliminazione come nome e come autore. Il successo di Freud è senza Freud. Inquietante successo perché è come quello della psicoterapia sotto il Terzo Reich, ovvero il successo di Freud è un altro successo della psicoterapia
della non lettura di Freud, come del resto sarà il successo editoriale di questo dossier Freud. In questo caso è dichiarato che non esiste nessun testo freudiano che non sia leggenda e nient'altro. La psicanalisi non è mai esistita. La conclusione stava nelle premesse leggendarie. Nelle note a margine, che non sfruttiamo per questa introduzione al libro di Bosch, Jacobsen e di Shamadasani, abbiamo rilevato come la carrellata dei ritratti che vengono fatti di Freud sono da attribuire al contropersonaggio antileggendario creato come pessimo autoritratto degli autori del dossier Freud. Persino l'emulazione mimetica del maestro appartiene non solo all'ambiente freudiano, ma è una prerogativa del modello di insegnamento universitario. E questo mimetismo degli autori partecipa a quello che impedisce loro di leggere Freud, di andare oltre l'impianto deduttivo e permettersi una catacresi, ossia un rilancio del loro itinerario che non può confinarsi alle esigenze del mercatino glocale universitario. Eccellenti filosofi come Gilles Deleuze e oggi Judith Butler non arrivano a leggere Freud. Ridurre Freud alla filosofia è impossibile, e così ridurre Freud alla sua storia, a quella della psicanalisi, è un'operazione impossibile. La ricerca storica universitaria manca proprio la ricerca, manca proprio la storia nell'atto di parola. Manca la storia come ricerca, perché ha già trovato, ancora prima di cominciare, i postulati di partenza tornano come conclusione. Non fanno una piega. E qui poggia anche la rigidità monotematica del libro. Non c'è traccia dell'aria che si trova nei testi di Tucidide, di Tacito, di Sallustio. Quanto all'archivio freudiano che si trova in dossier Freud, ne faremo una lettura dettagliata in un altro scritto, e per questo ringraziamo gli archivisti Michael Bosch Jacobsen e Sonu Shamadasani. Con la partecipazione straordinaria di quattro mucche.